giusto? Distogliere o richiudere gli occhi, le forme e il significato delle cose cambiano continuamente, in maniera casuale. Così avviene per la fotografia, un simulacro di realtà o anche la sua traccia, istintivamente ripresa sull'onda di un'emozione che offre quel tanto di approssimato, di simbolico, di indefinito e di aperto alla libera interpretazione, che sia soggettiva, adeguata alla sensibilità estetica e ai diversi livelli di esperienza di ciascuno. Roland Barthes. La fotografia salvi pure dall'oblio l'estate, i libri, i manoscritti, le memorie cadenti di cui si va perdendo la forma e che invocano un posto negli archivi della nostra memoria, sarà ringraziato, applaudito. Ma se le si concede di usurpare il dominio dell'impalpabile, dell'immaginario e di tutto quello che vale solo per quel tanto di anima che l'uomo emette, allora, povero noi, nell'anno del Signore 1859, vostro umilissimo Charles Baudelaire. Nell'armadio della sua camera da letto ho trovato centinaia di foto ammucchiate in buste scolorite di carta grezza, attaccate alle nere pagine di album incurvati, sparse in disordine nei cassetti. Dal modo di conservarle ho dedotto che non le guardava mai, probabilmente non ricordava nemmeno più che esistessero. Un album molto grande, con una lussuosa legatura di pelle e il titolo dorato in copertina, "Questa è la nostra vita, Juster". Al suo interno si rivelò completamente vuoto. Qualcuno, probabilmente mia madre, si era tolta lo sfizio di comprarlo, ma poi nessuno l'aveva riempito. Al mio ritorno a casa mi soffermai su quelle foto, in una trance quasi maniacale. Le trovavo irresistibili, preziose, pari a sacre reliquie. Sembravano dovermi dire cose che non sapevo, rivelarmi verità nascoste, e le esaminai febbrilmente una per una, assimilandone i minimi dettagli e ombre più insignificanti, finché tutte quelle immagini divennero parte di me. Volevo che nulla andasse perduto. Pensate, la poesia del tempo perduto vive oggi nella nostra fantasia attraverso un tutto legato a noi. Ma in una vecchia foto, quel tempo è lì, fermo, più vero di ogni altro vero, irriproducibile, ormai morto. Ed è proprio il senso della morte che esce dalle vecchie fotografie quel che ci turba, perché la foto fissa qualcosa che è vivo per poi ucciderlo attraverso un processo. Per quanto abile sia il pittore, la sua opera sarà sempre ipotecata da una soggettività inevitabile,
sussiste un dubbio a causa della presenza del mondo. Infatti il fenomeno essenziale, il passaggio dalla pittura o dal disegno alla fotografia, non risiede nel perfezionamento materiale, ma in un fatto psicologico.